No, io ci tenevo a ringraziarti e a ringraziare tutte le persone che sono con te, perché a nome del governo ovviamente apprezziamo tantissimo sia il vostro coraggio che la vostra professionalità e dedizione. Ovviamente la tua presenza a Kiev dimostra anche che come Italia non perdiamo tempo e abbiamo tutta l'intenzione di continuare la nostra azione diplomatica e cercare di portare a casa un cessate il fuoco, un accordo di pace. Il lavoro che hai svolto negli ultimi mesi e mezzo, questi 50 giorni, è stato incredibile. Eravamo partiti da 2000 italiani, grazie al lavoro con l'unità di crisi, ormai siamo a 139. Siamo veramente tutti orgogliosi, sia del lavoro che fai tu lì, che farete lì, quello che avete fatto, perché rappresenta poi il corpo diplomatico tutto e la dedizione del corpo diplomatico. Dimostriamo anche che siamo stati uno degli ultimi paesi a lasciare Kiev e uno dei primi a ritornarci. Credo che praticamente tu e l'ambasciatore francese siete entrati in ambasciata quasi insieme e siamo, credo, anche in presenza di un'azione importante, quella di apertura dell'ambasciata, perché è l'Italia che non smette di credere nella diplomazia e in una soluzione diplomatica. So che tu hai già nei prossimi giorni degli incontri, anche la visita che ti hanno invitato a fare nelle aree che erano occupate dai russi, quindi tutto quello che potremmo fare d'ora in poi a Kiev, in presenza con le istituzioni ucraine, per arrivare a una soluzione diplomatica, lo faremo grazie alla tua disponibilità e alla disponibilità di tutti quelli che lavorano con te. Quindi è un messaggio ufficiale di incoraggiamento e di gratitudine a tutti voi per il lavoro che state svolgendo e che svolgerete. E anche per chi è rimasto a Leopoli, che rappresenterà un importante ruolo operativo con la cancelleria, che vi permetterà di sostenere anche l'azione che fate a Kiev.